E il secondo punto è il rapporto, come dicevo, con gli attori, soprattutto con gli attori non professionisti. Mi domandano spesso, siccome io ho fatto film di frequente senza attori professionali, anche se ho avuto delle grandi star, ma in generale ho fatto dei film anche senza nessun attore. Per esempio, in Battaglia d'Algeri c'è solo il capitano, il colonnello, che è un piccolo attore di provincia che ho preso per il suo fisico, non perché fosse bravo, era un cane tra l'altro. Cioè, ho fatto ripetere le scene non so quante volte. Speriamo che non ci sia un parente qui per riferirglielo. Dunque, dicevo, mi domandano come mai se io preferisco l'attore non professionista all'attore professionista. No, sarei un pazzo se io rinunciassi a cuor leggero all'apporto straordinario che può dare l'attore professionista come sensibilità, come capacità di comunicare, eccetera. Però, e qui ancora dico una cosa che riguarda solo me, è una scelta che non vi suggerisco ma che vi comunico, per me è talmente importante l'aderenza fisica del personaggio a quello che avevo immaginato in fase di scrittura, di soggetto e di sceneggiatura, che molto spesso sono costretto, dico costretto, a prendere dei non professionisti, perché è chiaro che è più facile trovare la faccia che volevamo in mezzo ai milioni che passano per strada, che non nella ristretta cerchia degli attori. Ma questo costa caro, costa fatica, pazienza, pellicola sprecata, eccetera. Alle volte dà dei risultati straordinari, perché ci sono dei film, per esempio, cito ancora, visto che l'avete visto ieri, Battaglia d'Algeri, non avrebbe potuto essere fatto con un attore, con una faccia nota di star, assolutamente. Perché non ci si credeva più, siccome quel film è fatto sotto la dittatura della verità, il tentativo assoluto di buttare via tutto quello che non potesse sembrare vero, se noi mettevamo un Newman a fare non so chi, è chiaro che tutto veniva messo in crisi. Ora, io vorrei dire, secondo me al cinema tutti possono recitare. È certo che se uno deve prendere un attore non professionista è meglio che il ruolo sia semplice e psicologicamente non complicato, ma si è aiutati dalle mille possibilità che il cinema offre, rifare la scena 20 volte, 30 volte. Montare un pezzo dove funziona, che è stato preso da un altro angolo, intercalare l'interlocutore. Insomma, il cinema ha delle sue possibilità che mi pare brutto, sbagliato alle quali mi pare brutto e sbagliato di rinunciare.